Un saluto a tutti amici del web, io sono Dado Bax e bentornati sul mio canale. In questo video andremo a vedere 6 buoni consigli che personalmente mi sento di dare a tutte le persone che o si stanno approcciando ora al mondo del videogioco o magari si sono presi una pausa da tanto tempo e si stanno riapprocciando, stanno riniziando ora a giocare, a rientrare in contatto con quel mondo fantastico che è il mondo dei videogiochi. Il primo consiglio che mi sento di darvi è: non guardate Metacritic. Mai, ragazzi, non guardate Metacritic mai. L'errore tipico in questi casi qual è? Che non avendo idea degli ultimi videogiochi che sono usciti, una persona che inizia a giocare o comunque rinizia a giocare dice: ok, mi mancano così tanti titoli, che dice, che faccio? Inizio dai migliori. E il rischio qual è? Che se voi iniziate da un videogioco magari che ha il voto sopra il 90 e non vi piace, il rischio che correte è di bocciare tutta la categoria. Questo è un errore che si fa spesso. Ho ricevuto alcuni commenti: Dado Bax, ma io su console ho giocato Halo Wars, che è il miglior strategico su console, e mi ha fatto cagare. Vuol dire che gli strategici sono tutti noiosi, perché se quello che è il migliore mi ha fatto cagare, pensa agli altri. Non è vero, non è così. Ci sono videogiochi action, per esempio, che sono comunemente ritenuti grandissimi giochi action, ma nulla vi vieta di farvene piacere a altri, fondamentalmente. Quindi il consiglio che io personalmente posso darvi è di non dare retta ai voti di Metacritic. Discorso differenti canali come il mio o le recensioni dei siti specializzati, che magari danno il voto, ma è un voto che si aggiunge alla recensione. Quindi qual è la cosa che voi dovete fare per capire quali sono i videogiochi che fa per voi? Semmai ascoltare un'altra persona che ne parla, come posso essere io, o leggere un'altra persona che ne scrive, come possono essere dei siti specializzati, e quindi farvi un'idea in base a quello che c'è scritto nell'articolo o che viene detto nel video. Invece prestare attenzione solamente al numero, insomma, è controproducente. Il secondo buon consiglio che mi sento di darvi è di non prestare attenzione al numero che è presente a fianco al titolo sulla confezione. Giocate qualsiasi videogioco senza porre la domanda fatidica: ma posso giocare al 2 senza aver giocato l'1? Posso giocare The Witcher 3 senza aver giocato gli altri? Raga, sì, vale per tutti i giochi, e chi dice il contrario mente. È chiaro che è consigliabile iniziare dall'inizio, cioè se voi avete già idea di voler recuperare tutta la serie, dovete iniziare dall'inizio. Se sapete già che la serie di The Witcher vi interessa, iniziate dal primo. Dice: guarda, ma io me li voglio giocare tutti. Beh, allora inizia dal primo. Ma se una persona è colpita dal terzo capitolo, non è che per fruire a forza del terzo capitolo deve giocare gli altri due, ma è anche ovvia come cosa. Fate finta che voi siete degli sviluppatori. Avete rilasciato un grande gioco nel 2011 e nel 2017 rilascerete un sequel. Ora, voi da sviluppatori non volete chiaramente che il pubblico sia massimizzato? Cioè, voi fareste mai un videogioco che è fruibile solamente dalle persone che hanno comprato il precedente? Ed è così, ragazzi, gli sviluppatori fanno così, non cercano di massimizzare sempre il loro pubblico, non farebbero mai un videogioco rivolto solo ai fan. Certo, ci sono dei riferimenti che i fan colgono, se voi iniziate dal primo chiaramente avete una fruizione maggiore, però potete comunque tranquillamente iniziare da qualsiasi capitolo, indipendentemente dagli altri. Il terzo buon consiglio che mi sento di darvi è: non abbiate paura di sperimentare. Questo è un esempio che faccio spesso. Io ho giocato per la prima volta alla saga di Civilization quando avevo 11 anni e ho giocato, a me appena sapevo l'italiano, voglio dire, e l'ho giocato in inglese. Raga, non solo ho capito come funziona il gioco, ma dopo diverse partite sono arrivato addirittura a vincere. Quando compri un gioco devi avere, voglio dire, la voglia, la curiosità di metterti in gioco, appunto. Non per niente si chiama gioco, voglio dire. Secondo me, cioè, il rischio è che se voi fin dall'inizio avete paura di sperimentare, poi non sperimenterete mai. Cercate di avere questa buona abitudine fin dall'inizio. Io fin troppo spesso sento di persone, anche appassionate del mondo dei videogiochi, che però giocano sempre a 2-3 generi. Ma così si perdono la restante percentuale di ottimi giochi. Non abbiate paura di sperimentare fin dall'inizio. Volete provare Dark Souls? Non lasciatevi scoraggiare dal fatto che dicono che è difficile. Ma che sarà mai? Tante altre persone ci giocano, ci riuscite pure, no? Voi, no? Il quarto buon consiglio e ultimo che chiude questa prima fase che riguarda la scelta del titolo, il quarto buon consiglio che mi sento di darvi è:
Quindi, per scegliere un titolo, seguite il vostro istinto. Ragazzi, quindi non prestate attenzione ai voti, non prestate attenzione ai numeri sulla scatola, non prestate attenzione al fatto di che genere possa appartenere, se se ne parla che è difficile, se ne parla che non è difficile. Scegliete in base al vostro istinto. Ragazzi, veramente, io se non avessi seguito il mio istinto non avrei scoperto un sacco di... Io lo vedete quante volte parlo di The Last of Us, no? Ho iniziato una serie anche sul secondo canale recentemente. Ma io The Last of Us l'ho scoperto per istinto, tra virgolette. Io ho preso The Last of Us perché mi ispirava il personaggio di Ellie. Ho provato Dishonored, per esempio, perché c'era Corvo che aveva la maschera. Mi piaceva particolarmente questo personaggio di Corvo che aveva la maschera e ho provato Dishonored. Oppure Deus Ex Human Revolution, per esempio, mi aveva convinto tantissimo lo spot di lancio. Ve lo riassumo in breve. Praticamente dice, non è la specie che è più forte, quella che continua a sopravvivere, ma è la specie che è più adatta a adattarsi. Scusate il gioco di parole. Quindi fa vedere come l'essere umano probabilmente in questo ipotetico futuro si adatta con queste protesi. E c'è questa musica spettacolare, Adam Jensen che fa tutte queste cose pazzesche. Insomma, 30 secondi di epicità che mi hanno convinto a dire wow, questo gioco deve essere wow, prendiamo il titolo. Ragazzi, seguite l'istinto. Se voi per primi non avete la voglia di provare un videogioco, è inutile quello che ne dicono gli altri. Tornando all'esempio di The Last of Us, ci sono un sacco di persone che provano The Last of Us perché... ma ne parlano così tanto di The Last of Us, proviamo sto gioco. A ste persone non piacerà mai, perché già partono col piede sbagliato. Se voi non siete nel mood ideale di provare un videogioco, non provatelo neanche. Il prossimo consiglio che mi sento di darvi ora riguarda la parte giocata, cioè fino ad ora abbiamo visto 4 consigli che vertono sulla scelta del titolo, ora un paio di consigli che vertono sul come giocarlo. Allora, il quinto consiglio che mi sento di darvi è: lasciate stare gli achievement, o i trofei, o gli obiettivi, che dir si vogliano. Cioè, sembra quasi al giorno d'oggi che se una persona non ha platinato un gioco non lo conosce. Cioè, una persona che ha più obiettivi di un altro ci sa giocare meglio. Non solo non è vero, ma è bene che se voi siete per la prima volta, insomma, nel mondo dei videogiochi, non vi entri in testa questa convinzione, perché è una convinzione malata. Perché, tornando all'esempio di The Last of Us, effettivamente una persona conosce The Last of Us solo nel momento in cui trova tutte le piastrine dei soldati, delle luci, effettivamente. E il videogioco non parla di una storia di lutto, di devastazione, questa storia, no? Tra Ellie e Joel, no, non parla di questo. Parla di trovare le medagliette delle luci, quindi se tu hai trovato le medagliette delle luci, allora sì che sai giocare al gioco, effettivamente, no? Il sesto ed ultimo consiglio che mi sento di darvi, che tutto sommato riassume il precedente, riassume un po' tutti, alla fine la cosa più importante è che voi con questo videogioco vi divertiate. Dado Bax, ma qual è l'approccio ideale per la mia prima partita? Qual è l'approccio ideale? Allora, cerchiamo di capire un attimo questa questione sull'approccio, perché io ne parlo spesso dell'approccio, però è mal interpretato. Allora, quando io sul secondo canale mostro diversi approcci da avere su determinati videogiochi, provo a far vedere degli approcci alle persone che non conoscono il gioco o magari che lo hanno provato e non lo hanno apprezzato. Ma non che voglio imporre il mio approccio ad una persona che lo ha già e già si diverte. Capiamo questa cosa del saper giocare. Parecchi confondono il saper giocare con l'essere abile al gioco. Ma non è vero. Il saper giocare significa riuscire a sapersi divertire con il videogioco, non essere abile. Nulla vi vieta di essere delle pippe grandissime ai videogiochi e con ogni probabilità, se siete all'inizio, sarete delle pippe. Io per esempio con gli FPS sono una pippa, sono scarso agli FPS. Nulla vieta comunque di divertirmi lo stesso, per fortuna posso abbassare il livello di difficoltà e mi diverto lo stesso. Sfruttate questi escamotage che offrono i videogiochi per creare l'esperienza di gioco che fa per voi e per avere come obiettivo finale il fatto che nel momento in cui videogiocate, prima di tutto vi riusciate a divertire. E questi, signori, sono 6 consigli che personalmente mi sento di darvi. Se ci sono altre persone che sono particolarmente navigate, che stanno seguendo questo video e vogliono aggiungere qualcosa, chiaramente il posto in cui farlo sono i commenti sotto al video. Io vi ringrazio ancora dell'attenzione, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!